Fino a domani al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano l'evento formativo biennale di alto profilo culturalmente appetibile non solo agli endocrinologi del territorio ma anche a tutti coloro che si interessano di metabolismo. Momento di confronto scientifico davvero importante, edizione caratterizzata da ben 3 giornate anziché 2 come in passato. È stata anche e soprattutto l'occasione per fare il punto sulla situazione Covid negli ospedali del territorio. A mano il dottor Enrico Marini. C'è il rischio che negli ospedali del Teramano si vada in emergenza? Direi di no. Diciamo che l'ASL di Teramo ha fatto un piano, diciamo, proprio per affrontare l'emergenza, fatto di step, e quindi siamo pronti, speriamo ovviamente che non serva. Diciamo che la situazione in questo momento è sotto controllo, è chiaro che si parla di questa probabile, speriamo di no, quarta ondata. Però siete pronti a tutto. Sì, siamo pronti. È ovvio che tutti ci auguriamo che se la campagna vaccinale va avanti e raggiungiamo percentuali elevate, l'anno prossimo magari di questi tempi non avremo più nemmeno la mascherina. Ripensando a quello che è successo fino a un anno fa, no? I risultati sono stati strepitosi, direi. No? Beh sì, sono lampanti. Purtroppo noi non abbiamo una grande memoria. Ricordiamoci che un anno fa di questi tempi avevamo 3 ospedali Covid, Teramo, Atri e Giulianova. Quindi direi che quest'anno in totale siamo ancora sotto i 50 ricoveri totali, quindi insomma siamo fiduciosi. Correlazione patologie più gravi e Covid, quali sono gli ultimi studi? Ne dico due sole. C'è stata una relazione in cui della professoressa Ginaldi dove proprio parlava di osteoporosi e Covid e dove io vi posso dire che vediamo io e i miei collaboratori tantissime patologie infiammatorie post-Covid, le cosiddette tiroiditi post-Covid, che sono infiammazioni che naturalmente portano i pazienti anche a un'insufficienza funzionale della ghiandola e quindi all'ipotiroidismo. Per quanto riguarda il diabete? Il diabete aggrava questa situazione, sicuramente lo aggrava, anzi è una delle cause principali di morte che accompagna il Covid. Insomma, la vaccinazione, quindi la terza dose, nello specifico, è fondamentale se non determinante. La terza dose, direi proprio determinante, io spero che non ne serva una quarta, ma insomma più lentamente andiamo sulla terza e più magari ci potrebbe essere il rischio che non sia nemmeno sufficiente questa. Basta i tentennamenti, cerchiamo, perché altrimenti non so quando ne usciremo, insomma.